Parlami, Signore, e io guarirò. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici, buon inizio settimana. Ieri abbiamo iniziato l'Avvento con la prima domenica e oggi accogliamo una serie di letture, fino quindi al giorno di Natale, che ci preparano alla sua venuta, ad una nuova venuta nella nostra vita. Accogliamo Matteo 8, 5, 11. In quel tempo, entrato Gesù in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva: «Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente. Gli disse: verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispose: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me, e dico a uno: va, ed egli va, e a un altro: vieni, ed egli viene, e al mio servo: fa questo, ed egli lo fa. Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: in verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli. Amen. Carissimi, quanto è importante essere attenti ad ogni parola di Gesù. Ieri infatti Gesù ci ha detto per ben 4 volte: vegliate, 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 state svegli, non addormentatevi. Oggi il Signore invece ci dice di avere fiducia in Lui, con questo brano in cui a Cafarnao questo centurione lo ha scongiurato dicendogli: vieni, aiutami, perché ho un mio servo paralizzato, malato, soffre terribilmente. E Gesù gli promette: verrò e lo guarirò. Questo centurione, di fronte a Gesù, gli dice: Signore, e lo chiama con questo bellissimo appellativo che è tipico del Cristo risorto, Kyrios, Kyrie, Signore. È già una professione di fede. Il centurione crede che Gesù è Dio, che Gesù è il Maestro, che Gesù ha potere sopra ogni cosa. E gli dice: no, non sono degno che tu vieni a casa mia. Qui, in questo luogo, adesso, pronuncia una parola, parla, e il mio servo sarà guarito. E Gesù dice: io non ho mai visto una fede così grande. Qual è la fede grande di questo centurione? In che cosa consiste? Consiste nel fatto che questo centurione aveva fiducia nella parola di Gesù. Una parola di autorità, una parola che allontanava il male, allontanava il male fisico, allontanava anche il male morale, il male dal corpo di quest'uomo, la paralisi, tutto il male. Ecco perché ha fiducia, gli dice: parla, Signore, dia una parola. Quando tu aprirai la bocca, il mio servo sarà guarito. Quanto è importante avere la stessa fiducia. Prepararci al Natale in questo modo. Signore, ho fiducia che tu puoi intervenire. Così come hai guarito questo servo paralizzato, sofferente, così puoi guarire la mia vita, il mio cuore, le mie situazioni irrisolte. Signore, io ti chiedo oggi, parlami, apri la tua bocca e io sarò guarito. Apri la tua bocca e la mia famiglia, la mia casa sarà riempita della tua gloria, della tua presenza. Apri la tua bocca, oh Dio, e manifesta il tuo amore per me, il tuo amore per noi. Spirito Santo, io ti chiedo, donami questa fede, questa fiducia, la stessa che aveva questo centurione.
per credere che Gesù è il Signore della vita, il Signore che interviene anche oggi nelle mie situazioni e difficoltà. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, accogliamo lo slogan di oggi: parlami Signore e io guarirò. Lasciamo che Dio ci parli per guarire e per camminare verso di Lui. Amen. Mercoledì sera inizieremo la prima serata di Avvento. Una serata online in streaming qui su YouTube. Vi invitiamo ad iscrivervi sul nostro sito web per ricevere anche il materiale delle serate. Grazie per avermi accolto. Buona giornata, a domani. Ciao. Ascolta.